Roberto Pregel, uomo del caffè, alle sue spalle una sfilata di libri che trattano della nera bevanda. Per tanti anni Roberto Pregel, cofondatore di Comunicaffè, si è occupato professionalmente di caffè. Per tanti anni ora si occupa d'altro e lavora in Africa. Si occupa di altra materia, ma il caffè è rimasto nel suo cuore, non fosse altro perché resta Rainer Skae e comunque gli piace parlare del caffè. Con Roberto Pregel, reduce dall'Africa, parliamo di caffè e cominciamo a parlare del caffè come lui lo vede nel mondo, come lo vive. Sì, tutto bene. Questo lo sanno tutti quelli che lavorano nel caffè, è una passione più che un lavoro, poi ti prende perché va al di là di quello che è la semplice materia, ma per tutto quello che rappresenta il caffè. E io mi alterno, vorrei dire, fra due liquidi neri molto preziosi. Ho cominciato con il petrolio, sono andato nel caffè e adesso sono rientrato nel petrolio. Perché dico questo? Perché i due liquidi effettivamente sono importanti per l'economia del pianeta. In tutti i sensi, sia dal punto di vista economico-commerciale, sia per come influenzano il nostro essere. E io ho avuto la fortuna nella mia vita di poter intersecare queste due realtà e ne faccio anche dei paragoni, come all'epoca mi ricordo facevo i paragoni fra caffè e vino, fra caffè e cioccolato, fra caffè e tè. Adesso posso fare dei paragoni tra il caffè e il petrolio, perché da lì si possono vedere diversi comportamenti di quello che è l'economia del nostro pianeta. E a mio avviso, così, adesso questa è una chiacchierata che facciamo, no, ad ampi spazi, è molto importante perché viene condizionata, si vedono dai movimenti di questi due commodity, chiamiamole così, si vede come va il mondo. E io adesso, da questa fortunata posizione, doppia posizione, vedo che questo mondo diventa sempre più glocal. Quando dicevano, no, che la globalizzazione avrebbe vinto, io invece vedo glocal. Glocal significa globalizzato ma con una forte ottica locale. L'effetto che il petrolio ha su un paese africano come l'Angola, dove io sono adesso, non è lo stesso effetto che ha in un paese potente come può essere gli Stati Uniti o come può essere la Russia. L'uso che se ne fa in un'economia occidentale non è lo stesso che se ne fa in un'economia da terzo mondo, chiamiamola così com'è. È la stessa cosa che succede nel caffè. Ci sono paesi che lo sfruttano per essere diciamo potenze mondiali, che lo usano come mezzo di sviluppo sociale e economico. E ci sono paesi che invece non sanno trarre vantaggio da questa grande risorsa. Perché è inutile che vi dica che il caffè lo bevono tutte le persone del mondo, come è vero che il petrolio lo usano tutti, anche se si parla molto di, no, di energie alternative. Quindi sono estremamente fondamentali, ma vivono realtà molto locali. Potrei farvi un milione di esempi, insomma. Però credo di essere stato chiaro, se non lo ripeto, localmente queste ricchezze vengono usate in maniera diversa e hanno comportamenti diversi. Ma in giro per il mondo si beve bene o male caffè? Bah, la dico. L'altro ieri ero a Parigi. Ero al grande aeroporto Charles de Gaulle, ero in un bar di un grande marchio italiano e ho bevuto uno schifosissimo espresso. Perché? Perché era fatto male. Si beve male quando non c'è cultura, si beve male quando non c'è preparazione, si beve male quando non si capisce quello che si sta facendo. Diciamo che a Parigi le caffetterie di caffè italiano sono di un solo marchio triestino. Pregel è di origine triestina, non vuol parlare male del marchio triestino, ma viene fuori qui il trainer Skae e quindi l'eterna solfa dell'addestramento, delle 5M. Come siamo a livello di addestramento per il caffè? Ma anche lì è molto local.
viaggiando il mondo per lavoro, per turismo, perché mi piace, ho modo di poter vedere diverse situazioni. Sono stato in Montenegro, Bosnia, Erzegovina, paesi molto belli, ma anche molto, molto indietro, poverini, hanno avuto una storia recente molto brutta. Ho bevuto degli espressi incredibili, ero stupito. Ho fatto i complimenti al barista, gli ho fatto delle domande, perché ero proprio colpito. Sono all'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi con un grande marchio italiano, con una macchina perfetta e bevo malissimo. E vado in un locale a Luanda, in Angola, etiope, dove mi preparano un caffè etiope eccezionale. Io vado lì, mi fanno la cerimonia col gin, ma è eccezionale. Come si fa a dire che si beve male? Io ho sempre un altro paragone per far capire le analogie fra il caffè, che è un semilavorato, sempre bisogna cucinarlo, se no non si mangia crudo, e il vino, e la cucina. E come si fa a dire qual è il migliore vino del mondo? Ma dipende dal tipo di vino, dalla bottiglia, dall'invecchiamento, dal tappo, da dove lo bevi, da quando lo bevi. Cioè, parlare sempre così, tentare di trovare qual è il vino più buono del mondo, è una stupidata enorme. È proprio la complessità dell'oggetto a rendere così unica l'esperienza di quando te lo bevi e la difficoltà a trovarlo anche come lo vuoi tu. Ma parlando di caffè buono, non si può certo dire mai buono per caso. Se è buono c'è un motivo, non solo per la materia prima essendo un semilavorato. No, esatto, io confermo questo da sempre, da quando ho cominciato a capire qualcosa di caffè e di espresso, che ho capito della complessità del fatto. Ecco perché all'epoca mi ero molto impegnato sulla storia del training, sulla storia della cultura, della conoscenza del prodotto. Cioè, uno sarà difficile che faccia bene da mangiare se non ha l'ABC di come si fa una frittata, voglio dire. Eppure, uguale per quanto riguarda un espresso, che certo, la bevanda polifasica più complessa che c'è. Questa è una frase di Illy e la dico, la cito, polifasica, me l'ha detto lui. Ecco, però c'è qualche addetto ai lavori, tra l'altro personaggio che si occupa di scuole di caffetteria, che si è preso la briga di prendere un po' in giro questo gran proliferare di scuole di caffetteria in tutta Italia soprattutto. A sentire quello che dici, non so mai a sufficienza queste scuole di caffetteria. Perché c'è questa, come dire, sottovalutazione delle scuole di caffetteria? Sbagliatissimo, io sono un grande fautore e grande sponsor di questa della cultura in tutte le sue forme, siano essa tra libri, le caffetterie. Poi le scuole pratiche sono le migliori, perché questa alla fine, no, è un'arte che si impara sul banco, quella di fare un buon espresso, un buon cappuccino. E guai, più ce ne sono meglio è. Io, sempre citando Viaggi, sempre mi ricorderò quella volta che partii da Malpensa e arrivai a Shanghai. Arrivai a Shanghai e vedendo lo splendore di quell'aeroporto mi venne il magone, pensando alla Malpensa che avevo lasciato. Ho detto, adesso mi prendo una rivincita e vado a prendermi un cappuccino. Ebbene, anche lì il cappuccino lo trovai perfetto. E lo dico da giudice Sky, da giudice, posso dire, da uno che ci ha lavorato. E questo perché? Perché avevano fatto la scuola. È globale il fatto, ma è locale come lo si attua. È questo che voglio dire. Se uno vuole imparare a far bene il proprio mestiere, deve studiare, deve appassionarsi. Sta scritto sul marmo. In effetti la Cina è una delle realtà emergenti sul fronte del caffè. Da un lato si è scoperto, ma i cinesi lo sapevano già, che la Cina è un grosso produttore del caffè in tutta la zona meridionale che confina col Vietnam. Molte industrie, anche quelle italiane, dalla Cimbali alla Nuova Simonelli, hanno aperto filiali in Cina. Se ogni cinese bevesse un caffè al giorno, ne berrebbero 1 miliardo e 350 milioni, un terzo dei caffè che bevono tutti gli italiani nell'anno. Che cosa pensi? Tu l'hai vista qualche anno fa, poi sicuramente ti sei aggiornato. Cosa pensi di questa realtà cinese che rapidamente sta bruciando le tappe? Le sta bruciando sul fronte del mercato del vino, sul fronte delle Ferrari piuttosto che delle Lamborghini che vanno a ruba, o sul fronte delle Audi e delle Volkswagen.
come sui camion Iveco piuttosto che Mercedes, ma anche sul fronte del caffè si stanno muovendo, da un lato con grande disinvoltura, dall'altro con grande metodo. Sì, beh, qui il discorso è molto ampio. Io ho bazzicato la Cina sempre per il caffè, per molti anni, e io mi sono fatto le mie idee, continuo a seguirla per altri motivi, e ho letto anche ultimamente dei libri su questo fenomeno Cina che condivido come pensiero. Vorrei, per essere pragmatico e pratico, dividere due le cose, il cinese come produttore e il cinese come consumatore, sono due cose diverse. Allora, per quanto riguarda il cinese, innanzitutto il cinese vorrei dire che, pur essendo di una cultura molto complessa e molto vasta, perché la Cina è enorme come paese, fondamentalmente è un capitalista. Lui lavora per i soldi e per una qualità di vita superiore. Io, questa è la mia idea che mi sono fatto sui cinesi. Io i cinesi massificati non li ho visti. Ho visto dei cinesi che avevano tanta voglia di lavorare, tanta voglia di vivere bene, tanta voglia di fare soldi. Quindi il cinese produttore lo vedo come una persona umile, vogliosa di sacrificarsi, perché sa che cosa significa avere fame, avere voglia, avere voglia di arrivare. Forse a noi, in questi ultimi, noi come Italia, come Europa, è mancato questa fame, questa voglia, quindi manchiamo di umiltà. Quindi se devono imparare, sono poco orgogliosi, si mettono lì, copiano, guardano, imparano, e quindi come produttori loro questo fanno. Molto umilmente si mettono in riga e cominciano da zero, senza vergogna di dire non lo so, anzi umilmente si inchinano, fanno 100 milioni di inchini e vanno avanti. Che poi le cose le facciano bene o le facciano male, non sta mai a dirlo, ci sono dei casi di buoni lavori e casi di schifezze immani, ma questo è un'altra cosa. Direi che la base fondamentale è di un cinese che ha voglia di fare e di costruire, questo si è visto. Il cinese consumatore è molto più complesso il fatto, perché c'è un'elite dei famosi 80 milioni di milionari, no, che vogliono il bello della vita, quindi ecco lì che si riempiono di Ferrari e di oggetti. Ma se andiamo a vedere alla massa, la massa piano piano, che lei, coinvolta dai media, dalle televisioni, da tutto un po', tenta di raggiungere questi, no, concetti europei, occidentali. Lì la cosa la vedo un po' più lenta, perché la cultura orientale, la cultura cinese è molto radicata su certe cose. Prima che la massa, no, la massa critica raggiunga il consumo che intendiamo noi, forse ne passa ancora un po', ci arriveremo sicuramente a passi anche abbastanza veloci, ma non la vedo così semplice. Invece vedo sicuramente questa voglia, questa umiltà di imparare, di fare e di arrivare al dunque. Mi lego a questa domanda al fatto che vedo che invece noi siamo caduti nella trappola, prima giapponese e adesso cinese, di vendergli il nostro sapere. Questo è stato un errore clamoroso. Io considero che andare a portare le macchine che producono in Cina per fare business, pensando di fare un business globale, abbiamo sbagliato, abbiamo fallito. Adesso abbiamo fabbriche in Italia che lamentano, che chiudono. Abbiamo imprenditori italiani che adesso spostano tutto e vanno in posti tipo la Moldavia o altro per andare a cominciare a riprodurre quello che producevano. Parlo dalle viti alla piccola utensileria, al caffè, a quant'altro. Io mi ricordo, vennero quelli del Montenegro a fare offerte eccezionali per aprire fabbriche e torrefazioni là, proprio per portare la conoscenza. L'Italia si inquadra in questo sistema come un'eccellenza che deve difendere questa eccellenza, coltivarla attraverso le scuole, attraverso produzioni mirate, limitate. Non siamo fatti per una globalizzazione selvaggia, siamo vittime di questo, i cinesi ci possono massacrare su questo. Dalla globalizzazione, dal 1.350.000.000 di cinesi, a uno sguardo sull'industria italiana, veniamo all'Italia, al caffè italiano, all'Italia che beve caffè. Roberto Pregel è stato uno dei protagonisti del caffè in Italia per tanti anni, in eredità ha lasciato Comuni Caffè, però lui, mese dopo l'altro, torna in Italia e che cosa vede, che caffè beve, che cosa sente sul caffè? Esatto, è
chiaro che mi è rimasto dentro. Io ogni volta che bevo una tazzina è come se facessi un giudice in qualche gara. Cioè, non riesco a togliere questo brutto vizio, no? Di... Vedo che nel mondo si beve sempre meglio. Posso dire questo, perché io vivo adesso un'esperienza in Africa, in Angola, a Luanda. Logicamente i ricchi africani, per cui sono i ricchi cinesi, sono i ricchi africani, vanno in locali esclusivi dove esistono macchine caffè espresso, e mediamente l'espresso è passabile. Questo fa sì che quando torno in Italia e vedo dei caffè che non sono come devono essere, sento che questo gap è molto molto stretto. Noi dovremmo avere l'eccellenza qua, non possiamo più permetterci di sbagliare. Se non sbaglia un africano, se non sbaglia questa persona che non ha mai visto, che non ha vissuto l'espresso come un fatto quotidiano, è finita se noi vogliamo mantenerlo a quel livello. E purtroppo sento che questo gap si sta chiudendo. Il caffè ha i minimi da 10 anni, i prezzi sono i minimi da 10 anni, eppure si dice che è colpa della crisi, per cui ci sono i caffè più cattivi, i robusta più cattivi nei bar, nelle caffetterie. Come si può giustificare una situazione del genere? Il caffè costa pochissimo, eppure... Io l'ho detto, il caffè è un semilavorato. Cioè, tu prendi un prodotto crudo e poi lo cucini, lo confezioni, lo prepari. È come il petrolio, non vi dico cosa costa tirar fuori un barile di petrolio e quanto costa rivenderlo alla pompa. Ci sono tante variabili in mezzo. Io dico che... per esperienza, perché seguo il caffè in Angola adesso. Io ho visto che l'Angola che si è pacificata, quindi può riaprire e sminare i propri campi di caffè, perché erano minati prima, ha trovato degli investitori, sempre gli stessi. Parliamo di Nestlé, parliamo di gruppi di acquisto tedeschi. Lo leggo sul giornale, non sto dicendo, non faccio l'inside trading, sono questo qua, si vede scritto, questi vengono e sminano i campi, e insegnano a coltivare nuovamente questi campi con prodotti di qualità, che poi verranno comprati probabilmente da loro, no? Si fa così. E la qualità è aumentata. La qualità è aumentata, quindi se la faranno pagare anche di più, credo io. Adesso non ho in mano i dati di mercato. Comunque la ricerca della qualità esiste nel mondo, assolutamente. Quindi se io pago un espresso 1,50 euro, l'espresso a Parigi è costato 2,30 euro. Espresso cattivo. L'espresso che non si può neanche definire espresso, 2,30 euro. Beh, però te l'hanno fatto al momento. Va bene, sì. C'era la fila, io volevo urlargli di smetterla di erogare, continuava a venire fuori questo filo bianco. Smettetela, no. Tra l'altro in quelle caffetterie lì, se non sbaglio, ci sono anche delle grandissime macchine del caffè. Fantastiche, no, belle, no, grandi marchi, no, grandi. ma sì, più grandi, non so se facciamo qualche nome, comunque Cimbali, Ranciglio, no, già ho visto, noi sì, ho visto Cimbali, Ranciglio e la Marzocco, così nel giro di attacco, due cose. E il 2,30 euro è un grande profitto per quell'espresso lì, avrà anche dei costi di affitto, non so, ci bisogna vedere nell'economia come viene fuori. Sicuramente il costo è relativo a dove lo bevi, a come lo bevi, ha poco a che fare con la qualità. Ma anche qua, guardiamo localmente. Parlo dell'Angola perché la conosco, ma questi stanno investendo. C'è qualcuno che sta mettendo dei soldi lì per tirare fuori del caffè buono. È chiaro che vorrà dei soldi da quel caffè. Crisi o non crisi, 2,30 euro li ho pagati io quell'espresso. A Parigi, in molti bar italiani, non c'è nessun impegno per tirar fuori il caffè buono, anche perché magari... Il torrefatto, chiaro, non è il caso di Parigi, ma in molte bar italiane il torrefatto non lo permetterebbe in ogni caso. Ma infatti questo, lo dico sempre, è molto locale il fatto. Ho girato zone d'Italia dove c'è un noto torrefattore, è noto per avere dei caffè a 3 euro il chilo al supermercato. Non voglio far nome perché non voglio creare, insomma, poi questo... Non so come faccia uno a mettere un chilo di caffè tostato dentro un sacchetto su un super, lo regalerà, voglio dire, no? Ecco, e c'era una serie di bar di questo qua, io mi sono fermato perché non ce n'erano neanche altri, faceva schifo, era imbevibile,
È logico che questo fa una leva di prezzo, probabilmente lo venderà poco anche i baristi, i quali ne faranno una leva di prezzo. L'Italia è condannata all'eccellenza. L'Italia è un paese dove si viene per godere di un certo tipo di vita. Non puoi mangiare o bere male, se no che cosa offriamo noi? Quindi io, ripeto, facciamo un paragone con una bottiglia di vino che può essere ignobile o buonissimo, un piatto di pasta, aglio e olio che può essere sublime come può essere una schifezza unica. Siamo condannati all'eccellenza. Ma da esperto di marketing quale sei, Roberto, ci spieghi perché questa vocazione all'eccellenza è tradita e travolta da una vocazione al peggio? Io credo così, dal mio modo. Stiamo parlando di caffè, intendo. Esatto, ma io lo leggo a tutto. Lo leggo a tutto. Lo leggo a... Ci sono tante cose che dimostrano la pochezza, no? In questa ci siamo fatti confondere da questo mercato globale, da questa voglia di far tanti soldi con poco sforzo. Non esiste. Alla fine la regola è sempre quella: devi lavorare bene, devi mettere il massimo dell'impegno, della passione, devi vendere per quello che vale. Non vale la pena regalare. Cosa significa regalare? Io mi arrabbio quando pago un espresso 2,30 €, no? Ma se quell'espresso fosse stato eccelso, mi rendevo conto che essere in un posto di grande traffico, dove averlo all'ultimo minuto prima di imbarcarmi, posso anche pagarlo. Ma siamo condannati noi, che come Italia, come paese, siamo visti come la qualità della vita, come il bello, siamo condannati a fare le cose per davvero. Se non lo facciamo più, vuol dire che nel sistema si è inceppato qualcosa, bisogna farlo ripartire. Quello che stai dicendo l'ha detto nello stesso modo, con le stesse parole, Andrea Illi 10 giorni fa, alla presentazione della guida ai bar d'Italia 2014. L'Italia è condannata all'eccellenza e, guardando i bar, soltanto i bar eccellenti garantiscono i proprietari utili. I bar che lavorano male chiudono, c'è un turnover passivo di bar, sono più i bar che chiudono, sono sempre tanti i bar che chiudono, ma ce ne sono altrettanti che aprono. Quest'anno ce ne sono più di 6.000 che sono rimasti definitivamente chiusi nel saldo, mentre invece i bar che battono la strada dell'eccellenza battono cassa anche. Quindi una conferma. Ma assoluta, assoluta, perché è così che funziona. Ne faccio un fatto generale, faccio un paragone adesso col mondo del petrolio. Mi lego fortemente alla mente del caffè, perché sono dei tratti comuni. Sembrerà strano, ma se non ci aggiorniamo dal punto di vista globale, dell'esperienza espresso, come del lavoro di estrazione petrolifera, se non teniamo il passo con la tecnologia, perdiamo. Voglio dire, il mondo del petrolio, della ricerca petrolifera, si era fermato perché si arrivava fino a una certa profondità. Poi hanno inventato, hanno creato delle tecnologie avanzate per cui si va oltre, e quindi è rinato tutto, ma è rinato secondo un altro schema. Non si è più come si lavorava 20 anni, 30 anni fa. Adesso è rinato tutto perché si lavora su altri prodotti, su altri schemi. Il paragone sul caffè ci sta uguale. Prima non c'era la cialda, e prima non c'erano le macchine automatiche, o perlomeno c'erano ma funzionavano male, e poi c'è il servizio, che è anche importantissimo. Faccio 2 o 3 esempi stupidi. Io in giro per il mondo vedo anche macchine super automatiche che funzionano alla perfezione. Io mi ricordo che ho vissuto la fase iniziale delle macchine super automatiche che avevano 1 miliardo di problemi, e quindi costavano un occhio dalla testa e 1 miliardo di problemi. Quindi il barista, no, era, come dire, tentato ad avere questa macchina dei miracoli. D'altra parte era spaventato dai problemi della manutenzione, dell'affidabilità. E io adesso li vedo, note marche tedesche, che funzionano benissimo. Schiacci. Logicamente io vado da cliente, ma vedo, no, sento dentro come fa tic-tac gli scattini, se viene a posto. Queste qua sono sempre molto curate, o comunque hanno trovato un'affidabilità potente. Quel mercato lì è vinto da questi qua. Il prodotto caffè deve essere buono, l'innovazione nelle bevande e il cappuccino con la menta, è inutile che facciamo gli inorriditi della situazione, che ne so, io Starbucks ne vende a tonnellate, quello mi va bene, è locale, che ne so,
a Miami il cappuccino con la menta tira piuttosto che in piazza Milano. Comunque bisogna essere attenti a queste evoluzioni, bisogna seguirle, bisogna investire, è lì che bisogna fare. Un'altra cosa, non so, i bar non devono essere sporchi, brutti, confusi. Guardiamo il discorso del wifi, adesso tutti quanti abbiamo iPad, telefonini, cioè in Italia per avere un bar wifi è ancora una scoperta. Mi sembra che ci fosse stata una legge Pisano che per il terrorismo bloccava. Adesso è superata. È superata, mi hanno detto che è superata, ma voglio vedere quanti bar mi danno il wifi gratuito. Non è così comune. Ormai è un fatto naturale, non bisognerebbe neanche pensarci. Abbiamo troppe isteresi, troppi ritardi noi a entrare nella mentalità. Se tutti sti ragazzini, se tutti quanti noi siamo costretti con sti BlackBerry, con sti telefoni, è logico che mi devi dare il bar col wifi, ma è normale, la prima cosa del mondo. E non ce l'abbiamo. Fa parte dell'esperienza caffè. Vado dentro, ordino un cappuccio e ho il mio iPad. Intanto scrivo, guardo, fa. È così, dici che è giusto e sbagliato farlo. niente da fare, no? Ormai il mondo è così. Siamo alla vigilia di Aosta, il mondo del caffè si prepara a vedere, a vivere le grandi novità, le grandi prospettive. Ci sarà una grande sfilata di scuola di caffetteria, secondo la linea che indicavi tu. Che cosa vedi nel futuro del caffè? Bah, lo vedo molto legato a quello che sarà il futuro dell'Italia. Noi in tutte le manifestazioni siamo italiani, non riusciamo a fare sistema, l'ho vissuto in prima persona, perché voglio ricordarlo, magari può essere propedeutico, può essere di aiuto, ma quando lanciammo l'idea di fare i campionati mondiali dell'Espresso, l'idea doveva essere italiana. Perché da una gara vengono fuori le regole e le regole una volta stabilite, non dico che le controlli, ma quantomeno le hai fatte, le devono seguire. E magari puoi vincere. Invece per il fatto che noi non siamo uniti come sistema, pensiamo di saper far tutto sempre meglio da soli, siamo stati sopraffatti invece dal sistema nordico, inglese o scandinavo, che è molto preciso. Io lo vivo nel mio mestiere. Loro qualsiasi cosa deve essere scritta, procedura, codificata, come deve essere, così non si sbaglia. Così non vale per me e per te, vale per tutti. Se ci pensi bene, è intelligente il fatto. Solo che noi siamo troppo individualisti e quindi nel bene e nel male vogliamo fare come pensiamo noi. Questo è un po' un grosso, si sta dimostrando un grosso peso più che un grosso vantaggio per l'Italia. Quindi il mondo del caffè, secondo me, andrà avanti in questo senso. L'ho detto prima, ma se non si capisce che bisogna mettere il wifi in tutti i bar, no, invece il bar Pippo fa diverso che il bar Pluto, così non arriveremo da nessuna parte. Dobbiamo sempre affidarci a questo grande stellone, in effetti poi la cialda l'abbiamo sviluppata noi, non inventata, ma sviluppata noi, poi però magari ci facciamo fregare da qualche altro. Non ci viene incontro il sistema fiscale, il sistema Italia non ci viene incontro, quindi io non ho la palla di cristallo per vedere come va l'Italia. Dico solo che non siamo moderni, questo sì. Noi purtroppo lo vedo nel mondo del petrolio, che è forse il mondo più moderno che c'è, perché se non ti adegui con la tecnologia, con i sistemi, con le pratiche, con le metodologie di lavoro, non ci sei, non puoi esserci, quindi per forza noi siamo costretti a seguire. Forse troppo avanti rispetto a quello del caffè, non è neanche giusto paragonarlo per così. Però se non c'è questa tendenza all'innovazione, a seguire le regole, a essere un po' più, come dire, squadrati, un po' più logici, un po' più attenti, un po' più rigidi anche in certe cose, è finito il tempo in cui questo mondo ti permetteva, no, di fare quello che volevi. È cambiata la nostra vita, lo vediamo noi, no? Non siamo più liberi di fare quello che vogliamo. E quindi mettiamolo. Bene, grazie a Roberto Pregel, uomo ex uomo del caffè. No, non sono un ex uomo. L'abbiamo riesumato. Sono un uomo di caffè ancora. L'abbiamo riesumato, riportato sull'antica strada. Grazie. Lo ringraziamo dei giudizi. Come vedete, nonostante alcuni anni di assenza dalla piazza, si è mantenuto aggiornato anche attraverso Comuni Caffè. Lo ringraziamo e gli diamo appuntamento ad una prossima volta.